Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81% e l'83% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD, se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, un ulteriore disclaimer perché è importante nell'utilizzo degli expert, perché Tikmill e io, l'autore di questo webinar, non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti o bug degli strumenti presentati in questo webinar. Tutti gli expert e indicatori sono forniti da terze parti e in caso di assistenza si prega di scrivere esclusivamente a salab76@gmail.com, che è l'email di Salvatore, che è il programmatore di questo expert, perché io non so programmare. Io sono un trader discrezionale che comunque, diciamo, il sistema anticrisi nasce da diverse valutazioni fatte nel tempo e quindi poi è Salvatore che poi va a programmare il tutto. Non è ancora arrivato, dovrebbe esserci anche lui perché deve poi spiegare alcune cose. Io nel frattempo ne approfitto per presentare Tikmill, broker non di lead desk, quindi significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. Regolamentazione FCA UK, quindi fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 50.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Questo ci permette di non avere nessun requote e non ci sono limitazioni sulle strategie, quindi scalping e arbitraggio. Potete fare ogni strategia che ritenete più opportuna sul vostro conto. Gli spread partono da zero e sono tra le commissioni più basse del mercato. Non ci sono costi né sui depositi né sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server sparsi per il globo, quindi oltre quello di Londra, New York e Tokyo, poi anzi North Virginia e Tokyo, poi ci sono quelli di backup. E potete comparare ogni, anche adesso in real time su MyFXBook, il sito famoso di MyFXBook, e comparare l'offerta spread di Tikmill con gli altri broker e vedrete che quasi sempre i nostri spread, le commissioni sono tra, incluse le commissioni, sono tra le più basse. E questo poi inoltre Tikmill è stato premiato come broker migliore come esecuzione. E questo signore che vedete qui con il premio in mano è il nostro CEO Duncan Anderson. Ok, allora cosa si può fare con questo anti-grid? Visto che comunque avete già scaricato, io direi adesso di partire e direttamente andiamo a vedere l'expert, le funzionalità. Questo è il primo dei due webinar, quindi adesso io lo spiego bene partendo. Vediamo le variabili, vediamo che tipo di approcci si possono avere con l'anti-grid e poi nel successivo webinar vi dico la mia, nel senso come lo sto utilizzando io, qual è l'approccio che ho pensato che si può fare con l'anti-grid. Visto che comunque ci sono tanti trader esperti in questa sia nella chat di Telegram che comunque già in questo webinar, vi dico tutte le funzionalità dell'anti-grid, così in modo tale che già da domani potete poi testare le vostre strategie quelle che ritenete più opportune. Intanto l'expert è stato pensato, quindi per chi non ha tempo o semplicemente voglia di stare davanti al PC tutto il giorno e quindi desidera delegare parte della propria operatività a un sistema che per le sue caratteristiche si adatta ad ogni tipo di strategia. Questo expert io lo diciamo che me lo sono fatto fare su misura, proprio perché lavorando in Tikmill, ma essendo anche un trader, non riesco a stare tutto il giorno a seguire i mercati, quindi quello che riesco a fare io è fare un'analisi o comunque serale o mattutina e poi delego le entrate all'expert. E quello che io poi devo fare sostanzialmente è la gestione delle posizioni, che comunque con l'expert si possono anche queste automatizzare.
Quindi un po' quello è lo scopo di chi va poi a utilizzare questo tipo di expert. E si possono poi ovviamente attivare diversi tipi di approcci, quindi va bene anche sia per lo scalping intraday, per l'anti-martingala, la martingala, per strategie di trend following e di mean reverting, per coperture in aging o attraverso le correlazioni, quindi si lavorano i vari training range, le rotture o le false rotture di vari livelli, oppure si possono sfruttare particolari bias che ci possono essere sul mercato. Due parole sul pattern ingresso, il pattern ingresso lo spiego adesso, ma poi ci soffermeremo bene con delle statistiche nel prossimo webinar, perché vi spiegherò bene perché ho scelto questo pattern. Semplicemente il pattern ingresso è basato sugli swing di prezzo, quindi dato dall'alternanza dei massimi con i minimi, o viceversa. Quindi se c'è un massimo, poi quindi una barra verde che quindi fa magari un massimo, e poi arriva un minimo con una barra rossa, l'expert va a piazzare dei pendenti, quindi o un buy stop o un sell stop. Non voglio, cioè, non soffermiamoci troppo sul pattern, oppure non andiamo a chiedere che co quando quanto è profittevole questo pattern, perché la profittabilità di un pattern dipende da diversi fattori, tra questi quello più importante è il rapporto rischio-rendimento, e quindi la percentuale di vincita di un pattern dipende da quanto noi andiamo a giocare col rapporto di rischio-rendimento. Quindi questa tabella, che io non è mia, ma l'ho presa da un trader che ho iniziato a seguire, che è molto bravo, mi consiglio poi di seguirlo perché è preparato ma anche divertente, Buzz Trading. E questo trader ha postato qualche giorno fa un articolo che potete vedere qui, faccio vedere anche il sito, dove ha spiegato un po' la percentuale di successo, e quindi ha postato una tabella che ha preso da un altro trader che stimo molto, che è Enrico Stucchi, su Traderpedia, dove appunto fa vedere come la percentuale dei trade vincenti dipenda poi esclusivamente dal rapporto di rischio-rendimento. Quindi se andate con un rischio 1 a 1, la percentuale è del 50%, poi se avete un sistema che chiude il 90% delle volte, trade vincenti, è molto probabile che in realtà state guadagnando pochissimo rispetto al rischio che vi state prendendo. Quindi, a meno che non ci sia una inefficienza di mercato palese, è evidente che qualsiasi pattern che andiamo a mettere in un sistema di trading sia influenzato da questo rapporto di rischio-rendimento. Quindi, ad esempio, non so, l'inefficienza del Forex, che molti tradono, è la chiusura dei gap, però si dice il 100% dei gap che lascia settimanalmente, tra l'apertura e la chiusura settimanale, vengono poi ricoperti. Sì, può essere vero, però sempre dipende da che tipo di rischio si va a prendere, perché non so, se mettiamo il gap che ha lasciato euro-dollaro nel 2017, ad esempio, dopo le elezioni francesi, quel gap non è stato ancora chiuso. E nel frattempo euro-dollaro si è fatto più di 10 figure, quindi è molto relativo il discorso che poi prima o poi va a chiudere i gap, proprio perché se ci iniziamo a mettere gli stop, andiamo a modificare tutta la profittabilità del pattern. Quindi non ci soffermiamo troppo sul pattern, è una cosa che io ho scelto il breakout, diciamo, di questi swing, proprio perché ho fatto degli studi che poi vi mostrerò nel prossimo webinar. Allora, passiamo all'expert. Quindi l'avete già scaricato, la maggior parte di voi. Quindi partiamo da che tipo di approcci si possono avere. Salvatore, sei arrivato? Sì, ti sto seguendo da 5 minuti circa, in doveroso silenzio. Saluto tutti i partecipanti. Buonasera a tutti. Ok, ottimo, così poi magari spieghi qualcosa più nel tecnico. Ok. Allora, l'expert, non vi faccio vedere
si scarica o si installa, perché questo poi tra l'altro ho fatto vedere nei precedenti webinar, è molto semplice e diciamo non perdiamo tempo a installarlo. Allora, l'expert è formato da questo pannello dove abbiamo diversi pulsanti. Allora, io direi di impostarlo in questo modo. Facciamo finta che io, dopo un'analisi, decido di andare long su euro-dollaro. Ho fatto la mia analisi e quindi dico per la giornata in intraday o in scalping voglio andare solo long sul cambio. Come si fa? Allora, in primis devo impostare le entrate che voglio fare. Quindi mettiamo il caso che in un'ottica di scalping, quindi io divido le entrate in 10 operazioni, quindi vado a impostare, questo expert fa per ogni set di ordini degli ingressi da 1 a 10 posizioni. Quindi il massimo che posso fare come entrate è di 10 operazioni buy e 10 operazioni sell. Al termine delle 10 operazioni posso ricaricare l'expert e mi farà altre 10 operazioni. Quindi mettiamo che io voglio fare scalping, adesso l'orario è quello che è, voglio fare scalping su euro-dollaro, scalping barra intraday, e quindi dico oggi mi setto le mie 10 operazioni, mi sono fatto la mia analisi mattutina, per me euro-dollaro, non so, si trova sopra una media mobile, oppure chi se mi segue sa che comunque faccio l'analisi retail. I retail sono short, quindi magari io voglio andare long. Ok, quindi come imposto? La prima modalità è questa, quindi decido di andare buy. L'expert mi chiede: vuoi aprire 10 buy? E vedete che mi crea 10 pallini. Questi 10 pallini sono le 10 entrate. E lo stop viene messo sul minimo intraday. Adesso questo è un grafico di un minuto, più un tot di pips che decido io. Allora, il tot di pips io lo decido in base un po' alla volatilità del sistema, perché ho voluto dare un range rispetto al massimo e al minimo, perché molte volte che cosa fa l'euro-dollaro? Si va a fare delle false rotture su e giù e per poi ritornare nel trading range. Quindi, andando un po' a dare un certo respiro dal massimo al minimo, si dovrebbero evitare, almeno sulla carta, delle false rotture in basso e in alto. Quindi, in questo caso, se io apro le variabili esterne, il primo campo che vedete è il margin break. Che cos'è questo margin break? Praticamente il margin break ci dice la distanza dal massimo o minimo, quindi in questo caso io voglio andare long. Quindi che cosa fa l'expert? Mi piazza un buy stop a 0,2 tick dal massimo dello swing. Quindi adesso ve lo spiego. Allora, l'expert ha identificato questo pattern. Questo qui. Quindi per l'expert questo è il massimo, questa barra qui. Quindi piazza un buy stop a 0,2 tick da qui. Allora, 0,2 tick possono sembrare pochi, ma con broker come Tickmill che hanno uno spread 0, adesso ha un tick perché comunque 1 2 tick, perché comunque la volatilità è quella che è, 0,2 non è tantissimo. Quindi questo margin break perché è stato messo? Perché ovviamente, siccome l'expert può lavorare su qualsiasi strumento, ogni strumento ha una propria, diciamo, volatilità e ha i propri spread, quindi è normale che se io lo vado a mettere sulla sterlina, magari il margin break mi serve un po' più alto. Questo per evitare che vada a entrare proprio sulla rottura del massimo. Diamo un po' di respiro, quindi magari sì, andiamo a lavorare il breakout, ma gli diamo una certa distanza. Se io qui metto 1, significa che lui dal massimo mi entrerà distante un pips. È chiaro fino adesso la spiegazione? Io
Respiro un attimo. Allora, vediamo che. Allora, sì. Ok. E quindi poi il secondo aspetto da tenere in considerazione ovviamente sono i lotti. Quindi questi pallini che io ho messo, ovviamente se fate questo giochetto F7, questo è per tutti gli expert, e poi fate ok, l'expert riparte nuovamente, quindi dovete impostare ovviamente sempre il tutto. Quindi adesso riprendiamo l'esempio di prima, 10 entrate long, quindi si creano 10 pallini. Ogni entrata sarà da 0,1 perché io ho impostato 0,1. Quindi poi questo campo è modificabile, quindi potete mettere i lotti che preferite, o i micro lotti o i mini lotti, quello che desiderate in base al vostro profilo di rischio. Lo stop loss è impostato a 20 pips, qui di default, ma questo è un conto demo. Vi consiglio sempre di dare un'occhiata all'ATR. Io che cosa faccio? Quando devo impostare un range di stop, mi vado a prendere l'ATR sull'H1 a 100 periodi, l'ATR a 100 periodi dell'S16, vedete questo 0,0016, quell'16 sta per 16 pips, quindi che cosa faccio? Mi vado a prendere. Quindi nella variabile esterna io qui metto 16 pips. Ok? Quindi lo stop di queste buy verrà fatto sotto il minimo intraday della giornata più il range di 16 pips. Adesso non è entrata nessuna operazione ancora. Però sostanzialmente la va a mettere qui a 16 pips. Quindi, poi ovviamente voi potete gestire questo tipo di stop, se lo ritenete opportuno potete aumentarlo o abbassarlo. Lo utilizzo in questo modo. Quindi vediamo adesso se fa delle operazioni e continuo a spiegare le variabili. Magari passi al margine BE perché una già l'ha chiusa per questo motivo. Allora, il margin BE, che cos'è? Allora, chi ha seguito chi ha utilizzato la prima versione dell'anti-grid avrà notato che l'expert in automatico metteva le posizioni in break-even e non dava la possibilità di modificarle. Quindi, sostanzialmente, lui che cosa faceva? Quando l'ingresso guadagnava due volte l'ATR a 100 periodi, si andava a mettere a break even. Ok, questo valore l'abbiamo un po' esternalizzato e quindi abbiamo creato poi il margin BE e il moltiplicatore ATR BE. Allora, il margin BE che cos'è? Questo 0,5 significa che quando l'expert va in break even significa che mette lo stop a pari, voi potete decidere a quanti pips dal vostro ingresso volete questo margin break. Quindi vediamo un po' se nell'operazione di prima c'è. No, l'operazione di prima l'ho chiusa a mano. Allora, il margin BE in questo caso vedete che è di 0,5, ok? Quindi se guadagna, attenzione a questo passaggio, l'expert arriva a guadagnare Operazione. una volta l'ATR impostato che è a 100 periodi, giusto, da Salvatore, Sì, lui è si internamente. mette, dimmi, Dico è interno il calcolo della TR. ok, a 100 periodi interno, quindi quando arriva a guadagnare una volta l'ATR, lui si mette a break even, quindi l'ATR adesso a 5 periodi su un minuto, La TR a 100 periodi.
un VIP60. No, perché prima vi ho detto loro una gastroneria, perché pensavo che fosse un minuto. L'influenza fa brutti scherzi. Allora, l'ATR sul 100, 100 periodi sull'H1 è di 12,6, quindi sono 12,6 pips. Quindi in linea di massima lo stop loss andrebbe modificato, se si segue l'ATR, a 13 pips per approssimazione. Ok. L'ATR invece che c'è adesso sull'expert quando lui opera fa riferimento all'ATR del time frame, quindi sul minuto avete il time frame a 100 periodi di un minuto che è di un pip e 6. Quindi lui che cosa fa? Quando arriva a guadagnare un pip e 6 si mette in break-even a 0,5 di distanza. Se lo volete più alto, che ne so, per fare 16 pips, lo dovete moltiplicare per 10. Quindi dovete andare a moltiplicare sostanzialmente questo valore per 10 volte. L'ATR dovete prendere soltanto le ultime cifre, quindi in questo caso 0,00016 è un pip e 6, perché se voi andate a sommare, fate l'addizione di 0,00016 più 1, 12, 57, 5, avete esattamente la distanza di un pip e 6. Chiaro questo discorso? Altrimenti lo ripeto. Quindi in questo modo funziona il trailing stop. Quindi ok, tanto c'è la registrazione. Allora, l'ATR training stop. Salvatore, spiegalo tu perché questa è una modifica che hai voluto mettere tu, che io non approvo, però aspetta che Gianluca chiede di ripetere. Allora, il margin BE che a 0,5 significa. Allora, voi immaginate che è entrata 1,12,60. Ok, facciamo, quindi entriamo a 1,12,60. L'expert inizia a guadagnarvi, va a 1,12,65. Allora, voi volete proteggere quel guadagno, però non volete uscire dal mercato, volete mettere lo stop a pari. Questa cosa con l'expert potete farlo. Quindi, però, che ragionamento bisogna fare? Bisogna andarsi a vedere l'ATR. Perché io ho scelto l'ATR e non ho messo dei pips? Perché purtroppo la volatilità non è mai statica, non cambia a seconda appunto cambia nel corso degli anni. Quindi mettere uno stop di 10-15 pips, magari anche internalizzarlo, potrebbe poi far risultare l'expert obsoleto, proprio perché la volatilità è in continuo cambiamento. Per farvi un esempio, 10 anni fa, nel 2008, la volatilità media che faceva euro-dollaro di un movimento di un tot di barre, se non sbaglio era di 10 barre, era di 60 pips. Oggi malapena ne fa 20, quindi non si può usare sempre i soliti pips, perché quello che è vero per oggi non può essere magari vero per domani. Quindi con l'ATR noi creiamo una sorta di unità di misura che poi basta moltiplicarla. E da lì abbiamo comunque dei riferimenti che sono sempre comunque che seguono l'andamento dei prezzi. Quindi io che cosa gli ho detto? Ok, mi devi mettere a break even la posizione, ma quando me la devi mettere? Perché se mi fai solo un pip, io non la voglio subito a break even, quindi devo decidere io il break even quando deve partire. Per questo c'è il moltiplicatore. Quindi se io mi vado a vedere l'ATR a 100 periodi, perché questo è internalizzato dentro all'expert, quindi questo valore di 1,6 significa che euro-dollaro nelle 100 candele, quindi in 100 barre, si è mosso mediamente di un pip e 6. Quindi se io voglio ad esempio un trailing stop, quindi un moltiplicatore di 16 pips, quindi di 10 volte questo valore, semplicemente devo inserire qui 10 e qui
se gli metto un pips, significa che lui quando arriva a guadagnare 16 pips, quando lui arriva a guadagnare 16 pips, mi mette il break even a un pip di distanza dal mio prezzo. Ok, quindi se io ero a 12,60, lui arriva a 1,12,60, 1,12,76, ok? Lui a 1,12,61 mi mette il break even. Chiaro? Vabbè, Quindi poi questo non riesco a spiegarlo. con l'utilizzo magari in demo. Però è importante questa cosa perché da qui poi dipendono un po' di situazioni, proprio perché poi quante volte vi capita che magari il prezzo vi viene a prendere il break even e poi va giù o va su dalla vostra parte. Quindi il valore va, diciamo, inserito per evitare queste situazioni. Sì, va inserito su ogni time frame perché ovviamente su un minuto avete un ATR di 100 periodi delle 100 barre a un minuto, su 5 minuti avrete l'ATR di 100 barre su 5 minuti. Il moltiplicatore, allora, poi il moltiplicatore ATR trailing stop, quindi questo lo spieghi tu, Salvatore. Sì, in maniera molto semplice, il funzionamento è lo stesso del moltiplicatore ATR-BE. Il moltiplicatore ATR-BE, come ha detto Giuseppe, serve solo per sapere quando piazzare l'ordine a break-even point maggiorato del margine BE di un pip. Cioè io non voglio uscire esattamente a pareggio al mio open price, ma voglio uscire all'open price più o meno un pip a seconda se è una buy o una sell per recuperare almeno il costo del trading configurabile appunto nelle commissioni che vado a pagare. Il moltiplicatore ATR Trail anche esso funziona nella stessa identica maniera, va a moltiplicare l'ATR a 100 periodi per tot volte, in questo caso una sola volta, qualora noi attiviamo il trailing stop sulle operazioni che di default non sono attivate. Ricordo che questo è un expert che fa parte della categoria dei semi-automatizzati, in cui l'automazione dà una mano alla discrezionalità. E vi faccio vedere dopo, magari quando vediamo il pannellino, come attivare il trailing stop. Qualora attiviamo appunto il trailing stop, lui che farà? In questo caso, nell'esempio specifico, farà un trailing stop di un pip e 60. Man mano che cresce di un pip e 60, lui alzerà questo stop loss fino a quando no, non esce. Però di default non è attivato questo trailing stop. Bisognerebbe attivarlo attraverso appunto il click di un bottone che poi andremo a vedere. Questo è il funzionamento del trading stop. Cioè, Chiaramente, se quindi vogliamo, questo 1 significa che moltiplica per 1 il valore di 1,6, che è il sì, valore sempre dell'ATR. dell'ATR Ok, 1 quindi se io metto 10. significa che aumenta lo stop loss ogni 16 pip. Ok, quindi fa il trailing stop Importante. classico, quello che È il avete classico trading stop di 16 nella pip, esatto. MetaTrader di ogni 16 pip. Quindi, che ne so, mettiamo il caso che va a 1, siamo entrati 1,12,60, ok? Sì. Quindi fa 1,12,60. Guadagni a 16 pip, quindi va a 1,12,76. Lo Lui mette si mette a BE con il margine che io ho messo prima di un pip, quindi il margine BE. sì. Okay. Poi si fa altri 16 pip. No, poi da quel momento in poi, ogni mezzo pip io adeguo questa distanza. Cioè, se Ah, lui ok, poi da quel punto. quindi la distanza di un. Sempre di quei 16 pip. Io odio il trailing stop, quindi non lo utilizzo mai, non mi piace, quindi adesso è stato messo, quindi poi. Questo serve per catturare nel migliore dei Ok, modi. quindi però funziona come quello della MetaTrader, giusto? Sì, il funzionamento è identico. Ok, quindi Ma è quello della ripeto, MetaTrader. va attivato però, va attivato e poi lo vediamo nel pannellino come attivarlo. Perché Ok. questo adesso io ho solo settato di quando deve essere questo trailing stop, cioè che distanza voglio tra appunto il prezzo e lo stop loss. Poi attivarlo lo devo attivare io dal pannello, che poi andremo a vedere. Ok, oh, quindi questo qui diciamo è un approccio, questo è un approccio che viene fatto se io voglio andare 10 volte, quindi abbiamo detto 10 volte buy, e adesso c'è questo segui direzione. Ok, adesso ve lo spiego che cosa serve. Chiudo sulle cose più semplici, c'è anche la fascia oraria, perché
Perché se voi volete far lavorare l'expert, quindi entrate in una determinata fascia oraria, potete farlo, quindi mettendo true, e potete inserire l'ora d'inizio, magari, che ne so, Salvatore, questo segue l'orario Segue del server? l'orario, no, segue l'orario locale, cioè del vostro computer. In questo caso, adesso non vedo il tuo orario qui. Ok, quindi 19:30, Esatto, quindi sì, l'orario. se io lo volessi, non so, magari lavorare in bassa volatilità, quindi che ne so, questo perché c'è questa fascia oraria? Una cosa molto semplice, allora, però secondo me si può spiegare bene. Allora, facciamo così. Allora, vedete come ciclicamente, questo vale per tutti gli strumenti, ci sono questi continui, questa continua alternanza di alta volatilità con bassa volatilità. Ok, quindi andiamo, la faccio vedere, cancella tutti i disegni. Questa è alta volatilità, questa è bassa, 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 bassa. E se avete notato, questa bassa volatilità si crea sempre quando ovviamente non ci sono contrattazioni sul mercato, e quindi c'è durante la mattina sostanzialmente, quindi prima dell'apertura di Londra. Quindi mettiamo il caso che io volessi optare per una strategia che magari va a lavorare le rotture per prendersi poi l'alta volatilità. Si può fare con il filtro orario, quindi che ne so, io vi posso dire domani mattina io su euro-dollaro, e quindi adesso introduco anche un altro elemento, questo lo posso cancellare, io domani mattina voglio, non so che direzione prende euro-dollaro, però voglio fare 3 buy e 3 sell, ma le voglio fare solo entro una fascia oraria, quindi che ne so, io lo attivo dalle 4 di mattina, dico un orario a caso, fino alle 8:30. Quindi gli do questi input, Però dovresti dare il true, eh? ovviamente il true, date il true. Quindi la prima operazione per operare in questo modo, quindi dare il true, mettere la fascia oraria che preferite, e in prima battuta vedete che l'expert va in standby, vi dà una manina, quindi vi dice che attualmente non sta operando. Potete settare le operazioni, quindi 3 buy e le 3 sell, che verranno fatte domani mattina. Ovviamente il PC deve essere acceso, quindi, oppure avere una OBS come ad esempio io qui. E quindi lui domani mattina dalle 4 in poi del vostro orario del PC vi andrà a cercare queste operazioni. Quindi se volete lavorare ad esempio la bassa volatilità, questo è un modo per poterlo fare. Vedete che io ho aperto adesso 3 buy e 3 sell. Buy e 3 sell. Allora, questo perché? Perché questo set, che potete ovviamente andare a modificare come meglio credete, può servire se, non so, se volete fare volete fare dello scalping, oppure non sapete che direzione prenderà euro-dollaro e volete semplicemente andare a lavorare un training range. Ok, quindi magari fate la, non lo so, vedete che euro-dollaro sta in questo training range. Questi sono dei semplici indicatori delle resistenze, dei supporti di Barry, che poi è lo stesso dei fractal. Quindi voi volete lavorare questo training range, come potete fare? Non sapete se andrà su o giù, non avete idea oppure non avete fatto l'analisi, o semplicemente non avete voglia di fare l'analisi e volete delegare l'entrata all'expert. Potete farlo. E che cosa dovete fare? Allora,
Ovviamente settare le operazioni, quindi in base al vostro profilo di rischio, in questo caso 3 buy, 3 sell, quindi l'expert attualmente non ha direzionalità. Quindi le prime entrate, quindi i primi swing che verranno presi dagli ordini, entreranno al mercato. Quindi in questo caso può entrare sia una buy e una sell. E gli stop vengono messi ovviamente per le sell sotto il minimo, come vi ho fatto vedere prima, scusate, per le buy sotto il minimo più il range che avete stabilito voi. Per le sell ovviamente vale l'opposto, quindi questo più il margine che è stato dato. Ok. Da qui l'expert inizia a ragionare fino agli stop. Quindi possono entrare sia 3 buy e 3 sell. Ovviamente sul minuto vi entreranno dopo un'ora, ma se lo fate su time frame più lunghi, non è detto che queste 3 buy e 3 sell possano entrare. Una cosa molto interessante qual è? Mettiamo il caso che voi avete dato l'input di 3 buy e 3 sell e poi non potete stare più a computer, dovete andare via. C'è questo pulsante copertura che è molto utile. Che cosa fa la copertura? Cliccando su copertura vi fa la domanda: vuoi attivare la copertura sui prossimi trade? Dando il pulsante sì, lui da questo momento in poi, vi coprirà le posizioni. Che cosa significa? Allora, mettiamo il caso che appunto dovete lavorare su questo training range, che sono circa, vedete, 45 pips. Che cosa può accadere? Che magari il mercato vi fa su e giù in un range di, che ne so, 15 pips e vi fa tutte le 3 buy e tutte le 3 sell. Poi che cosa succede? Che voi avete impostato i trailing stop e magari lui mi inizia a chiudere una parte di questa operazione in break even. Quindi, che ne so, avevate 3 buy, queste 3 buy vi vengono chiuse a break even, però vi restano scoperte le 3 sell. E quindi che cosa succede? Che potete arrivare fino ai relativi stop scoperti, perché se le buy vi sono state chiuse in break even, però poi il prezzo poi continua a salire fino agli stop, vi prendete gli stop sulle sell. Quindi che cosa fa questo pulsante? Cliccando copertura vi copre con le relative set che voi avete impostato fino agli stop. Quindi se sono entrate 3 buy e 3 sell e 3 buy vi sono state chiuse in pari, l'expert segue gli swing e quindi vi coprirà sempre in buy. Vi è chiaro? Datemi un feedback. Questo poi lo vedete bene quando magari lo attivate in demo. Io per questo ve l'ho già passato. Beh, però devo fare giusto una precisazione. Se vai nei consiglieri, questa cosa è fondamentale, cioè dovete capire una cosa, che la copertura scatta dal momento in cui voi l'avete abilitata. Quindi lui coprirà gli ordini che entrano dopo questo orario. In effetti lui ha schiacciato, Giuseppe ha schiacciato la copertura alle 21:37 orario broker. Alle 21:37 la copertura è attivata, quindi gli ordini che entrano dalle 21:37 in poi verranno coperti fino al raggiungimento degli stop o delle buy o delle sell. Questo deve essere chiaro. Perché se adesso andate a disabilitare la copertura e poi la riattivate, chiaramente lui riparte con un nuovo orario. Chiaramente. No, allora Marco mi dice: ma così si perde sempre, quelle in profit vanno a BE mentre rimangono aperte quelle in perdita. No, non è proprio così. Allora, lo scopo qual è? Che io devo lavorare, se lavoro un training range, devo arrivare ai relativi stop con ovviamente lo scenario migliore è che ti entrano solo magari un set di operazioni, 3 buy, e va subito, esplode. Io ad esempio vi faccio vedere come lo sto utilizzando io. Vedete, io sto cercando di creare delle situazioni in piramidale su euro dollaro,
Quindi che cosa è successo nella giornata di ieri? Ed è proprio questo il discorso che serve. Io sono andato ho dato la direzionalità sell e lui ovviamente si è anche coperto in buy. Che cosa è successo? Che le buy qui sono state chiuse in perdita e poi le sell hanno continuato a guadagnare. Questo è proprio lo scopo diciamo che questo è proprio lo scopo del sistema, e per questo si chiama anti-grid, perché fa il contrario delle griglie, perché le griglie che cosa fanno? Vi chiudono in profitto di pochi pips e vi fanno lasciare, mentre vi lasciano aperte le posizioni in perdita finché non rientrano al proprio break-even. Ma questa cosa, che ovviamente funziona bene in un prolungato laterale, prima o poi salta. Ve lo dico per esperienza, perché lavorando per un broker, io vedo che la maggior parte degli expert lavora tutto in questo modo, e non è per sentito dire, perché io ho comunque accesso a determinati te terminali, quindi abbiamo la MT4 Manager, dove noi possiamo vedere tutti i conti dei vari trader. Ovviamente non possiamo fare nessun tipo di azione, ma soltanto a livello visivo, in caso del trader abbia necessità di controllare degli ordini. E quindi poi si può notare come dai vari storici gli expert lavorano sempre con take profit, quindi vanno a mettere il take profit, quello lo mettono sempre, però non lavorano con lo stop loss, e quindi vanno sempre a martingalare o a fare le varie griglie. Questo poi lo vedete anche un po' dal comportamento da chi segue l'analisi retail, come quando parte il trend i retail ci vanno sempre contro e aumentano man mano le posizioni. Quindi lo scopo è quello di fare il contrario, ma di farlo in un modo diciamo che non sia una perché ovviamente se le direzionalità gli Le operazioni in trend capitano di rado, non sono così frequenti, quindi per questo poi i trader prediligono un'attività in laterale, perché il mercato si dice che il 70% si muova in laterale. Però che cosa succede in quell'altro 30%? È che possono poi saltare i conti. Quindi bisogna un po' cercare di trovare la quadra del cerchio, e il tassello mancante poi sono queste percentuali che vedete qui. E poi ve le spiego per bene, però adesso non voglio perdere il filo del discorso. Quindi, rispondendo a Marco, non è che così perdi. Ovviamente puoi perdere se fa su e giù, però se poi parte il trend, tu guadagni molto rispetto a quello, perché sostanzialmente sei andato a stoppare, a tagliare le gambe alle perdite, ma hai fatto correre i guadagni. Quindi quello deve essere il succo del discorso. La copertura serve per non arrivare non arrivare impreparato fino agli stop, perché se io mi sono dato un training range e magari, che ne so, io volevo entrare, vedete, sell qui, però mi chiudeva le sell in break even e mi lasciava solo le buy, io mi sarei preso gli stop delle buy e le sell non avrei più avuto modo di andarle a coprire. Invece così lui mi apre continuamente nel trading range, quindi non è che le apre all'infinito. Se lui arriva agli stop si ferma. Però nel trading range lui è autorizzato ad aprirmi il set che io ho impostato. Quindi se ho impostato 3 buy e 3 sell, lui continuerà a seguire questa logica e quindi andrà in copertura. Ok. E il take profit si può impostare in macchina. E questo è un altro esempio. Allora, mettiamo il caso che io faccia sempre questo famoso intraday e decida di impostare 3 buy, 3 sell o quello che volete. Posso decidere, quindi adesso questa, vedete l'info posizione. Però volevo far notare appunto il break-even point, vedi che è entrato adesso un pezzo in break-even point. Ah, ok, allora aspetta, così lo vediamo in real time. Eccoci Vedete, qua. adesso in automatico ho messo il break even a 0,5, che era quel valore che ho impostato, perché il training stop è iniziato a lavorare su come era stato impostato. Quindi lui adesso si è solo fermato al break even, quindi non segue il prezzo attualmente. Quindi è lì perché l'avevo impostato a 1, se non sbaglio. Non mi Vedete, ricordo. una volta. Quindi che cosa ha Sì. fatto? Da qui un pip e 6 l'ha guadagnato più o meno 1,12,60,
e si è protetto, quindi è andato a proteggere l'operazione. Quindi adesso in questo caso, mettiamo che questo scenario qui, sono entrate queste due buy, poi iniziano a entrare le sell, però la buy me la chiude a break even. Vedete che io poi rimango solo con le sell, invece con la copertura lui inizia a proteggersi fino a questi stop, che è quest'area qui. Ragazzi, lo so, è complicato, non è purtroppo non è un sistema adatto a tutti, perché comunque ci vuole un po' di esperienza, però per questo c'è la chat, c'è un po' il tutto per seguire. Quindi, come si fanno a chiudere le posizioni se io voglio un profitto? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, info posizioni, aspettate il tick. Che a quest'ora il tick, per arrivare a un tick ce ne vuole. Ok, quando scatta il tick sul grafico, voi vedete le posizioni gestite. Quindi potete chiudere, avete diversi modi, dal close qui potete fare chiudi tutto se ci sono più operazioni, quindi basta cliccare close, oppure potete attivare il trailing e vedete Ecco, che lui l'ha attivato. questo volevo spiegare un attimo. Era attivo il break even point, no? Quindi il pulsante illuminato in giallo, no? Ma qualora noi decidessimo di attivare il trading stop, lui disattiva il break even point perché le due cose poi chiaramente andrebbero in conflitto e seguirebbe la gestione con il trading stop come avevo spiegato prima. Nel pannellino ho anche scritto la copertura attiva dalle 21:37, così mi rimane in promemoria, insomma, da che ora inizia a fare questo discorso della copertura. E ci sono una serie di informazioni su questo pannellino. Adesso forse magari se fai entrare qualche trade No, adesso le. io voglio far vedere come. Allora, facciamo finta che io voglio fare scalping. Un lotto fisso. Devi rifare niente. Ok, allora. Adesso vi spiego due cose. Allora, il segui direzione. Lo voglio impostare a buy. Ok. Vedete che qui si è messo direzione buy. Allora facciamo uno scenario. Io voglio andare solo buy su Eurodollaro, voglio fare scalping in buy, ma mi voglio anche coprire fino ovviamente ai relativi stop, perché ho trovato questo trading range e lo voglio lavorare in questo modo. Quindi che cosa faccio? Vi vado a impostare 10 buy e 10 sell. Lui che cosa fa? Mi entrerà sulla prima buy. Ok. E poi ovviamente segue il prezzo. Quindi se ci sono due swing buy, lui ovviamente entrerà a due buy. Però se io ho impostato direzione buy e arriva uno swing short in prima battuta, lui non me lo fa, proprio perché io ho impostato direzione buy. Quindi che cosa fa? Darà sempre la precedenza alle buy e poi si andrà a coprire con le relative sell. Ok, quindi vediamo se entra un'operazione. Dopo questo minuto, adesso. Allora, un minuto. Non se la chiude negativa, ecco, ti pareva che. Purtroppo non ha fatto lo swing perché il pattern è alternanza di una barra verde con una barra rossa e poi va a piazzare le buy. Praticamente entra su queste, segue l'andamento proprio del prezzo. Comunque non è un problema. Allora, queste 10 buy, quindi lui darà sempre la precedenza agli swing buy. E si coprirà con 10 sell perché io ho impostato direzione buy. Mettiamo che io voglio un profitto, io posso impostare e dirgli: guarda, quando arrivi a 100 euro, chiudimi tutto. E lui in automatico coprirà tutte le operazioni. Quindi in questo caso, se io ho impostato 10 operazioni, che tra l'altro su un conto da 800 euro non entrerà mai con un lotto, quindi mettiamo 0,10, vediamo se entra. Sto proprio sulla media. Ecco, fai esposto il pannellino.
Questi sono i bug di MetaTrader 4. Allora, ecco, si è creato il primo swing qui sopra, quindi lui entrerà a buy. Io posso dirgli, guarda, quando arriva a 10 euro, quindi andiamo un po' a normalizzarlo in base al mini lotto, chiudimi tutto. Lui quindi a 10 euro mi chiuderà le operazioni se ovviamente hanno guadagnato questo set di operazioni 10 euro. Quindi questa cosa è molto comoda perché appunto si può anche determinare un profitto e si può anche decidere di chiudere solo le buy o le sell con un determinato profitto, perché tipo non so se entrano tutte queste 20 operazioni e io sono confidente che magari il prezzo debba andare da una parte, posso decidere di chiudere le buy, che ne so, un profitto di 5 euro per No, no, quello, là devi settare il prezzo, attenzione. Lì quello è un gambo dove tu vuoi settare il prezzo Ah, al ok, quale tu sei disponibile a infatti queste chiudere sempre sono cose che ha inserito Salvatore, quindi le buy. non lo Se so. vuoi te le spiego, se vuoi te le spiego, mi lasci la Ok, parola e te quindi le allora spiego. le buy è meglio, infatti perché non avrebbe senso, perché il chiudi profitto o ci chiude tutto, però mettiamo il caso che io faccio un'analisi e quindi dico, secondo me, che ne so, euro-dollaro, se arriva qui a 1,1285, chiudimi tutte le buy. E questo ha senso perché se mi sono entrate 10 operazioni buy, e le voglio chiudere, gli vado a dare l'input quando arriverà il tick. Ok, quindi gli dico 1, 12, 85, esci con le buy e 1, che ne so, 11 e 85, esci con le sell. E date l'invio. Quindi digitate il prezzo e date l'invio. Beh, sì, volevo solo aggiungere che per resettare questi valori basta cliccare sul bottone a fianco e che ne so, vogliamo resettare il valore, non mi interessa più uscire chiudi con profitto, ecco, schiacciamo B, S e chiudi con profitto e resetta il valore. Ok, quindi molto comodo. Deve arrivare sempre il tick, chiaramente a quest'ora è un po' lento però. Ok, quindi questa cosa qui è molto interessante. Allora, poi, quindi variabili esterne, ve l'ho spiegato un po' tutte. Quindi come vedete ci sono diversi approcci che si possono fare. Volevo solo aggiungere una cosa sulla direzione, magari se vai sulle variabili esterne un attimo, metti null qui, cioè nel senso non voglio nessuna direzione, dagli l'ok, il pulsante, come vedete, il pulsante di direzione diventa giallo. Eventualmente io qui posso, questo pulsante ha una doppia funzionalità, posso fare un set di trade, allora fai un set di trade, che ne so, 3 buy e 3 sell come al solito. Esempio sulla media, 3 buy e 3 sell. In questo caso, che non ho impostato la variabile esterna direzione, quel tasto è abilitato a che cosa? Cliccandoci sopra, lui mi chiederà: guarda, tu vuoi fare 3 buy e 3 sell, vuoi dare la precedenza a solo la prima operazione in una direzione o in un'altra? Se gli dico long, dagli ok, lui. Il pulsante si colorerà di verde, vedete, direzione, e farà il primo swing long, poi seguirà i vari swing che si creeranno. Però in questo modo abbiamo creato la possibilità di dire all'expert quale voglio che venga eseguita per prima, come direzione, la long o la short. Nel caso invece noi andiamo a settare nella variabile esterna la direzione long o short, quindi buy o sell, come abbiamo visto prima, lì andiamo a dire un'altra cosa, andiamo a dire che vogliamo dare priorità sempre solo alle buy. Non può esserci una sell se non c'è, se non è stata eseguita prima una buy, fino a quando si esauriscono tutti quanti i pallini. Ma vedrete che poi con l'utilizzo, man mano, poi Questa ognuno. qui è un'operatività che io ho questo pulsante utilizzo spesso. Chi segue un po' la chat vede che io alla mattina faccio un video con le posizioni retail. Quindi che cosa succede? Secondo me l'esempio più vediamo dov'è. Allora, facciamo finta che faccio la mia analisi su euro-dollaro, mi vado a vedere come sono posizionati trader. Adesso sono 79% long, quindi io voglio andare contro perché questa è una strategia, è un filtro che io utilizzo, quindi vado contro la maggior parte e voglio impostare il limit
sistema anti-grid in short, però adesso la percentuale è forte, quindi diciamo che è una percentuale che comunque è aumentata da ieri. Diciamo che non mi sento così confidente nell'analisi, però gli dico: guarda, allora, la prima operazione della giornata, fammela short tu comunque, perché gli do tre pallini sell e tre pallini buy. Quindi la prima entrata tu me la fai sempre short, però poi inizi un po' a seguire l'andamento dei prezzi. Quindi dopo la prima entrata short possono arrivare, ovviamente può arrivare una copertura in buy, possono arrivare tre buy di fila, non mi importa perché poi la direzionalità dipende dallo swing, quindi dipende dai vari swing di prezzo, quindi dall'andamento del prezzo. Quindi questo viene impostato direttamente dal pannellino senza che andate sulle variabili esterne. Se io invece sono confidente e voglio andare solo in una direzione, ma mi voglio comunque coprire, allora in quel caso va impostata in maniera un po' più forzata, quindi la direzionalità, quindi sell. In questo caso lo scenario cambia e lui mi farà sempre e solo mi darà sempre la precedenza alle sell e si andrà a coprire poi in buy. Quindi che ne so, entra una sell qui. Lui poi va a vedere se questa sell deve essere coperta oppure no. Quindi se c'è lo swing long, lui mi copre. Se si crea poi un'altra sell, la seconda sell, quindi dopo la copertura, quindi prima sell, poi mi va a coprire in buy, la seconda operazione della giornata me la farà sempre solo in sell, non me la fa in buy. Sì, per distinguere questa cosa, vabbè, il pulsante si illumina di rosso, però nel caso in cui avete settato dalle variabili esterne la direzione, c'è scritto direzione sell, altrimenti resta solo la scritta direzione. Ma ripeto, questo è semplicemente l'utilizzo, la pratica che E vi comunque poi ci aiuterà. sarà un PDF completo con ci stavo già lavorando dove andiamo a spiegare nel dettaglio tutto. Ok, Sì, quindi passo passo. adesso quindi è normale che alcune cose non siano chiare, immediate, in un'ora non si può spiegare tutto. Allora, io spiego adesso i livelli di attivazione, che è anche molto è una cosa molto carina. Perché questo qui fino adesso è impostato in un training range dove voi volete lavorare. Però mettiamo il caso che io voglio lavorare a determinati livelli, quindi non nel training range, e mi vado a prendere, questo intanto lo levo. Allora faccio la mia analisi e mi dico, secondo me euro-dollaro quando arriva a 1,1285, mi vado a lavorare la falsa rottura di questo livello. In discrezionale che cosa dovrei fare senza un sistema anti-grid? Aspettare, mettere magari un alert e poi da lì trovarmi il setup perfetto. No, con l'anti-grid molto più semplicemente io mi vado a vedere i livelli, quindi mi sono fatto la mia analisi, dico 1,1285, voglio entrare short. Voglio dare la precedenza quantomeno agli short perché secondo me farà un falso breakout. Quindi che cosa faccio? Schiaccio il livello di attivazione superiore e poi mi fa un'altra domanda se voglio anche quello inferiore. Vedete che l'expert compare la manina e vi crea due linee, la verde e la rossa. La verde va impostata sopra il prezzo, quindi molto semplicemente mi vado a impostare il livello che mi ero scritto 1,1285 e quella inferiore lasciamola 1,1240. Quindi che cosa succede? Che se prezzo arriva qui e io ho settato il mio set di operazioni, l'expert non fa assolutamente nulla, ma quando arriverà qui inizierà a cercare l'operatività solo short. Questa cosa è molto utile sia per lavorare questi falsi breakout, ma mi viene in mente anche, che ne so, se voglio lavorare determinati indici che non so, hanno un bias magari rialzista, però mi voglio andare a lavorare la rottura di un minimo, mi vado a fare, che ne so, anche sul DAX, perché questo su tutti gli strumenti si può utilizzare questo tipo di strumento, mi vado a prendere il DAX. Che ne Adesso so, segue.
stai switchando con l'expert sopra ed è una cosa che non si fa. Non si fa, vabbè, poi non so, io domani mattina voglio vendere, voglio comprare questo minimo del DAX. Quindi qual è il livello 1, 1,36? È sempre bene avere due grafici, uno dove vi fate l'analisi e un altro dove mettete l'expert. Quindi disegnate questo livello 1,1136, ve lo andate a mettere sul livello di attivazione, che in questo caso È il DAX sotto. è sotto. Quindi andiamo a vedere il minimo di oggi dov'è. Quindi io domani mattina voglio trovare. Voglio cercare la falsa rottura sul DAX. Ok, quindi magari voglio la prima entrata long. Potete fare due buy, tre, facciamo una. Quindi una buy e una sell. Lui domani mattina vi andrà a impostare. Vedete, si sono creati i due pallini. Quindi quando toccherà questa linea qui, domani vi cercherà. Come in prima battuta la buy e poi se nel caso vi va anche a coprire, ovviamente sul time frame di riferimento, quindi se questa linea ce l'avete su 5 minuti lui vi andrà a cercare gli swing su 5 minuti. Solo una precisazione perché questo può generare un errore. Quella linea che adesso, questa linea verde è una linea che tu avevi tracciato sull'alto time frame, c'entra poco. Se scendi giù ci dovrebbe essere una linea rossa. Se tu hai attivato una linea inferiore, ci dovrebbe essere una linea rossa. O hai fatto la linea verde? Non lo so. Cancellala questa linea, perché questa qua non comanda assolutamente nulla. Vabbè, ma è comunque in demo, Salvatore, quindi domani Sì, voi no, vedete dico. comunque, se vi crea la linea di attivazione, allora rifacciamola. Vedete Ecco, la la linea inferiore. rossa? Allora, per sotto il prezzo, diciamo, sotto il Esatto. prezzo è rosso, sopra è verde, ok? Per Quindi evitare sta cosa, però, fai così, F8 sulla tastiera, perché questo l'avevo anche, diciamo, mai su comune, mostra descrizione oggetto. Le linee che lui prende a riferimento, ecco, il livello di attivazione inferiore, cioè se tu tracci un'altra linea tua orizzontale, non la tieni in considerazione, tieni in considerazione questa linea qui. Ecco. ok, quindi se io prendo un'altra linea orizzontale e la metto, io so che con mostra oggetto il livello di attivazione inferiore è questo, quindi lo Esatto. posso spostare. Sì. Se porto attenzione a fare questo switch sopra il prezzo, Quando arriva il tick se ne accorge, secondo lui ha superato la linea, chiaramente, e la cancella. C'è e però un quindi si altro livello. attiva. Però ovviamente qui Come adesso c'è il filtro orario, quindi non entra. vedi? No, ci potrebbe essere, se il livello di attivazione per il pulsante è ancora acceso, quindi molto probabilmente c'è anche il livello superiore, se vai a vedere sopra ci sarà il livello superiore. Eccolo là. Ecco perché l'expert non ha tolto lo stand-by. Vabbè, comunque è illuminato il pulsante, illuminato. Quando è illuminato il pulsante vuol dire che c'è un livello di attivazione attivato. Volendo, cioè, se tu clicchi, prova a cliccare un attimo, spiega un attimo questo passaggio. Crea solo il livello di attivazione superiore. Ok, sì. Questo no. Ok. Prova a ricliccare di nuovo il pulsante senza che lo cancelli tu. Riclicca il pulsante livello di attivazione. Lui ti farà la domanda. Vuoi rimuovere perché c'è il livello di attivazione superiore? Allora gli dici sì e te lo rimuove lui. Dagli sì. Seguite la domanda che vi fa l'expert. Poi vi chiede, ma vuoi creare un livello di attivazione inferiore? No. O sì. E se sì, vi ha creato il livello di attivazione e vi ha illuminato il pulsante sul pannellino livello di attivazione. Ok, in questo caso quindi potete lavorare le false rotture. Molto carino. Che cosa ci rimane? Allora, il training stop l'abbiamo spiegato. Il Poi. training, allora, questa separazione tra posizioni non gestite e posizioni gestite. Quelle che vedete in basso, posizioni gestite, sono posizioni sulle quali noi abbiamo fatto un qualche cosa. Abbiamo modificato lo stop loss, abbiamo magari settato un take profit e ce le fa vedere in basso. In buona sostanza, le operazioni che stanno in basso le abbiamo già, come dire, lavorate. Ci sarebbe da lavorare le operazioni che sono in alto, quindi separate da questa doppia cella, posizione gestita.
gestite da posizioni non gestite. Quello che è rimasto da spiegare è il margin pip. Sotto, vabbè, ci sono delle descrizioni, l'esposizione netta. Io adesso ho tutte queste belle operazioni, ma come mi trovo? Mi trovo short di 009, lo vedete lì nel campo esposizione netta. Che sto guadagnando in totale? Sto facendo un profitto di 39,39 euro. Se leggo bene, Giuseppe, è 39,39, sì, ok. Un altro informazione molto importante è questo margin pip. Che cosa rappresenta il margin Questa pip? è fondamentale, questa poi ve la spiego Questo. bene, cioè per come la mia operatività, per l'approccio che ho io, il margin pip è importante perché da qui poi si possono creare tutta una serie di strategie con l'anti-grid, in particolare poi quello del 10 aprile, nel webinar 10 aprile, sarà proprio dedicato a come mi approccio io, quindi con i vari filtri che utilizzo, la spiegazione del pattern con le varie statistiche e del perché ho optato per questo tipo di strategia. E poi c'è il break-even point che è Il break-even molto. point è molto comodo perché vi va a identificare il punto, il break-even point di tutte le posizioni in essere tra buy e sell. Cioè, questo, diciamo, in questo caso il nostro break-even point è 1,13087. Come vedete, a fianco c'è questo bottone di break-even point. Volendo, sotto, in basso, sì, cliccando break-even point, ecco, vi disegna, vi evidenzia che avete cliccato, vi Questo disegna sul grafico il livello, sotto il quale voi siete. In questo caso c'è una freccia verso il basso, da quella linea gialla in giù siete in guadagno. Questo è, poi non so volendo. se la vedete, questa no, aspettate bene, questa qui. Quindi questa è la linea di break-even che non fa assolutamente No, nulla, è no, solo nulla, nulla. di consultazione e quindi cliccando. Cliccando Ok. appare La cosa che e. si può fare se si vuole uscire a break-even è mettere 1,1308 le buy e 87, vabbè. 1,1308 le sell. Ok, non premo invio perché questo è un conto reale, non voglio fare danni perché non voglio uscire attualmente con le posizioni, però si può prendere come riferimento. Salvatore, una cosa che devi verificare, però se io adesso clicco le sell, che visto che sono già in guadagno, metto 1,1308, non è che mi fa uscire adesso perché vede che io sono già sotto. Queste domande non vorrei rispondere perché è una cosa che, insomma, no, Controllala poi. è programmata in questo modo. Se tu adesso volevi uscire a 1,13087 e ti trovi sotto, questo significa che se raggiunge quel livello da dove sei adesso lì sopra, allora esce. È fatta apposta, altrimenti saresti uscito subito. Ma è già programmata così. Ok, quindi se io metto 1,1308 lì non esce. Non esce. Te ne assumi tu la responsabilità? Me ne assumo io la responsabilità. Scrivi bene, però. Scrivi bene. Ah, ok. 1,1308, che è il break-even point, Più o quindi se meno metto 1,13087. Noi programmatori siamo molto precisi. Quindi potete impostare in questo modo se volete uscire a break-even. Esatto, cancellando. Ok, adesso è disabilitato sta cosa, perché hai tolto il campo. E a quel momento, in effetti, tu volendo puoi impostare, a quel punto io voglio uscire in break-even point. Ottimo. 72. Quindi una cosa molto bella è queste percentuali che vedete qui, stanno ad indicare quando perché allora, premessa, è facile dire taglia le perdite, fai andare i guadagni, ma fino a quando? Comunque bisogna darsi delle regole. La regola che ho pensato io, e ringrazio Salvatore per essere riuscito comunque a codificarla, perché è una cosa poi pensare, avere delle idee, poi è una cosa programmarle, quindi molto difficile. Non a caso su questo anti-grid, che anche se viene dato gratuitamente, vi prego comunque di darne il giusto valore perché. Faccio vedere quanto. Su quante versioni ci abbiamo lavorato. Queste sono solo alcune, vedete?
sistema antigriglia 16, siamo arrivati forse a una sessantina di versioni, dove ogni Quindi più volta grande. andavamo a sistemare dei bug. Quindi, Quella che ti ho dato a te, perché io ce n'ho un po' di più. esatto. Quindi, C'è questa qui è la un... premessa perché, essendo il primo utilizzatore, io voglio che il sistema faccia perfettamente quello che io ho in testa, quindi deve seguire diciamo, le logiche che io ho poi appunto in testa e quindi non deve avere bug e deve essere assolutamente professionale, aiutarmi nel training, darmi un aiuto, non complicarmi la vita. Quindi se poi ritenete che questo expert vi stia complicando la vita, quindi non vi aiuta nel vostro training, lasciatelo perdere, non mi mettete a giocare con tre buy o tre sell e poi mi dite ok, perde. Non ha senso perché vi ho fatto vedere che ci sono diversi approcci. E in quello poi del 10 aprile io vi spiegherò come mi approccio io, quindi vi spiegherò tutta la strategia che può andare bene per qualcuno, però magari per altri non può essere l'ideale. Quindi sì, ci giocate un po' con l'expert in questi giorni, cioè, vi è stata data la versione che trovate in chat, poi quella del 10 aprile vi diamo una versione definitiva, perché anche controllate se ci siano nel caso dei bug, perché più occhi magari. Non so, non vi mettete subito in real perché sarebbe assurdo, ma fatelo lavorare in demo e se poi avete dei suggerimenti comunque sono graditi. E dopo quel 10 aprile vi diamo la versione definitiva. Quindi questa è già completa, non dovrebbero esserci dei bug, però nel caso segnalateli. Quindi gestione in questo modo. Io lo sto facendo un po' in antimartingale, nel senso che mi sto cercando di creare delle situazioni su euro-dollaro in modo tale da seguire seguire un po' il trend. Però fino a quando? La cosa che abbiamo inserito sono queste percentuali. Queste percentuali che cosa indicano? Questo 36% che vedete qui significa che questa operazione attualmente sta guadagnando il 36% della volatilità settimanale. Quindi, che cosa mi sono dagli studi che ho fatto, che poi vi farò vedere la prossima volta, perché adesso non c'è tempo, altrimenti arriviamo a 6 ore di webinar. Io mi sono andato a vedere tutti i pattern, cioè tutti quei pattern che abbiamo visto con gli swing, mi sono andato a vedere negli anni che tipo di potenza hanno, perché un breakout, quando rompe un determinato prezzo, io voglio sapere quanto corre quel setup. E ho fatto delle statistiche dal 2014 e molte operazioni, se lasciate correre, quindi senza stop loss o altro, sono riuscite a arrivare anche a 1800 pips nel caso del 2014, che è stato un anno molto, molto, molto molto direzionale, e quindi una singola operazione è arrivata a guadagnare anche il 1000%, quasi il 1000% della volatilità settimanale. Quindi questa cosa è molto importante, perché è da qui che poi dipende tutto il funzionamento dell'antigriglia. Perché per ritornare al discorso di prima, la profittabilità di un pattern viene comunque influenzata in maniera netta e decisa dal rischio rendimento. Quindi, se è facile, io potrei anche mettere take profit di un pip e nel 99% dei casi l'expert mi chiude sempre in guadagno. Però arriva quella maledetta operazione in cui magari ti va a prendere lo stop di diversi pips e ti mangia ti mangia numerose operazioni in guadagno. Quindi io queste cose le sono andate a studiare negli anni. E sono saltate fuori diverse cose interessanti, come ad esempio un pattern, se lasciato correre, quindi un breakout da solo, quindi prima che rivada a prendersi a testare il break-even, quanto cammina rispetto alla volatilità, e molte operazioni riescono anche a guadagnare oltre il 100%, che è un po' la soglia minima che io mi sono dato. Quindi non voglio. Sarebbe bello avere delle operazioni che guadagnino anche il 600% della volatilità. Qui sto parlando della volatilità, non di performance. Quindi la volatilità settimanale che fa euro-dollaro. Quindi mediamente adesso euro-dollaro fa 170 pips, quindi il 100% significa che il pattern dal mio ingresso, quindi da qui, vediamo perché
perché c'era un'operazione che è riuscita a farla in questi giorni. Vedete, l'operazione sell che io ho lavorato questo training range, da qui dopo la Fed, questa operazione ha fatto 170 pips circa, che è il 100% della volatilità. Quindi io lì ho deciso di chiudere l'operazione. Quindi, però, vedete, non ho chiuso tutte le altre operazioni. Man mano che il prezzo scende, io vado ad adeguarmi. E la speranza, ovviamente, è che tutte le operazioni arrivino almeno al 100% della volatilità per chiudere le operazioni. Quindi questa è una sorta di anti-martingala molto potente che funziona bene nel caso di direzionalità, quindi che faccia almeno appunto il 100% della volatilità, funziona male quando si è in laterale. Quindi se si va in laterale, ovviamente lì bisogna resistere. Per fortuna il sistema attualmente riesce a è riuscito a resistere a questa lunghissima fase laterale che c'è stato su euro-dollaro, dove non c'è stata una vera e propria direzionalità, e quindi riesce poi a riprendere tutto diciamo, le perdite che ha generato durante il laterale. Quindi diciamo che l'approccio in anti-martingala può funzionare, però bisogna sempre tener conto che è bello sì piramidare le posizioni, però bisogna tener conto di tutti gli stop che vengono presi. Quindi anche se voi fate un approccio in anti-martingala, cercando di direzionalità, non dovete limitarvi soltanto a capire, ok, mi ha fatto 300 pips, ho guadagnato, ma dovete vedere tutte le volte che ha perso, perché se perdete 30 volte, andate a perdere 10 pips alla volta perché cercate l'anti-martingala e poi fate un movimento di 200 pips, matematicamente non ci state dentro. Sul DAX non lo so se funziona bene, io sul DAX non lo provo, perché poi vi spiegherò il motivo nel prossimo webinar perché ho scelto solo euro-dollaro, perché c'è proprio un motivo dietro, che poi tra l'altro ho anche un po' anticipato nello scorso webinar. Quindi questi pulsanti qui che mi dicono un po' la percentuale, io posso anche decidere, questo l'ha inserito oggi Salvatore, non so se funziona ancora bene. Però io posso decidere la percentuale di uscita. Quindi se io qui inserisco il 100%. Hai però beh, ecco, l'hai detto prima, delle tante versioni non hai messo la versione ultima Ah sì, qui dell'Expert. ho la versione, diciamo, quella Sì. precedente. Allora, vediamo. Sostan vedi se riesci a farlo con l'ultima versione, se ci sono delle operazioni in essere, ma non credo che ci sono operazioni. No, ci sono. Comunque, cosa succede? Eccolo qua. Io ad esempio qui inserisco il valore di 100% e lui uscirà al 100%, quindi è una sorta di take profit. No, ma anche qua c'è il vecchio anti-grid. No, te lo sto dicendo, questo qui, il 100%, lo so che è la versione vecchia, nella nuova versione Ah, voi ok. inserite il 100% e uscirà al 100% della percentuale appunto quando avrà fatto coperto la volatilità. La versione che vi ho dato io in chat, questa qui, che vedete in chat, è già l'ultima versione, quindi quella che funziona bene, non dovrebbe avere bug. Utilizziamola un po' tutti quanti. Se avete idea, ad esempio Marco ha detto sul DAX, provalo sul DAX come funziona, e poi mi fai sapere in chat se ci sei. È molto importante comunque avere anche dei riscontri statistici un po' da tutti per capire come impostare l'operatività che varia. Quindi qui si può fare anche, che ne so, se vi piace la martingala, che a me non fa impazzire, però potete farla. Ad esempio, non lo so, vi volete mettere sul DAX, volete lavorare il DAX perché, non so, gli indici hanno un bias rialzista. Quindi ogni giorno volete fare un'entrata che entra sulla falsa rottura di un minimo. Quindi ogni giorno vi impostate un livello di attivazione, vi fate la vostra operazione, il giorno dopo vi impostate un'altra operazione con il raddoppio della size precedente e man mano che entrano le posizioni vengono registrate sul pannellino, molto comodo, e quindi poi avete tutta la situazione sotto controllo, quindi con la gestione del margine, con i vari training stop, e quindi potete poi decidere
la migliore operatività. Quindi si può fare tutto. Non so, volete farlo, volete lavorare con le correlazioni? Che ne so, euro dollaro, sterlina dollaro e euro GBP, farvi una sorta di piramidazione. Potete decidere, che ne so, non volete le coperture secche, quindi in hedging sullo stesso strumento, però potete fare così. E questa è una cosa che io, se ho il tempo, proverò perché mi piace particolarmente. Però magari qualcuno di voi, se poi vuole iniziare a testarla, è una cosa molto interessante. Quindi euro-dollaro, voglio andare buy. Fammi levare il filtro orario. Sì. Quindi, adesso faccio 3 buy su euro-dollaro e mi copro con gli stessi swing. Sulla sterlina, e quindi poi avete questa una sorta di correlazione. Andatevi a vedere ovviamente quali sono i cambi cross oppure che seguono una correlazione, e poi potete decidere anche di andare a lavorare direttamente sul sintetico, sempre attivando l'anti-grid, quindi buy o sell a seconda appunto della correlazione che volete seguire. Ci sono diversi modi di utilizzo e quindi e diverse strategie che si possono attivare. Volevo solo Ok. fare una piccola precisazione, però, vabbè, innanzitutto tutto quello che fa l'expert se cliccate sui consiglieri, ho cercato di printare tutto quello che Queste sa, sono quindi. cose da programmatore, quindi magari. No, magari non, diciamo, non funziona, c'è lo stand-by attivato perché, insomma, cerco di scriverlo. Un'altra cosa, se l'anti-grid adesso lo mettete su una piattaforma nuova, chiaramente in quel rapporto ATR, no, io ho bisogno di uno storico minimo di almeno 52 settimane, per cui quella percentuale a te appare perché tu hai questa piattaforma che stai utilizzando da un po' di tempo e quindi hai uno storico sufficiente. Io resto comunque a vostra completa disposizione per qualunque tipo di domanda in chat, compatibilmente con gli impegni, ma sono sempre disponibile a dare qualunque tipo di spiegazione. Mi rendo conto che ci so tante cose da capire e da studiare. Un buono studio, un buon utilizzo, secondo me, poi le cose vi sembreranno tutte molto più abbordabili e più semplici. Tutto qua. Ok, con il webinar comunque c'è la registrazione, potete rivederlo tutte le volte che volete, e poi verrà creato un PDF con un po' tutte le spiegazioni e nulla. Questo allora, vediamo un po' di domande. C'è Claudio che chiede. Ci sono un po' di domande. Allora, Io anti-martingale non l'abbiamo detto, non è facile, ma proviamo. ATR sul settimanale, quanti periodi? Allora, 52 periodi, quindi è settato su quell'ATR. Quindi adesso sì. ATR 52 periodi, se io vado su un settimanale, Devi mettere weekly. no, perché avevo un expert che mi aveva girato. Un indicatore mi ha girato Christian. Vedete questo indicatore qui che io ce l'ho sul daily, mi va però a riportare quello del weekly, e attualmente è di 170 pips, quindi 170 pips. Poi sul DAX funziona bene, quindi questo qui, Marco, come ho detto prima, se riesci tu a magari a fare delle statistiche. Allora, Vito, sulle correlazioni io ne ho parlato in un altro webinar, quindi ho spiegato bene un po' come vedo io le correlazioni, quindi c'è un webinar su Thinkmill, su YouTube. Allora, ti dico dove le puoi trovare. Diversi monitor, quindi non ci capisco mai nulla. Allora, qui ci sono su Thinkmill, quindi area didattica, ci sono tutti i webinar. E, se non sbaglio, ne ho parlato sul termometro Forex Pro.
Quindi abbiamo un po' fatto una discussione sulle correlazioni anche degli studi, quindi puoi trovarle direttamente lì. Allora, ok, questo per una connessione, non ho sentito. Non ho Vai capito la domanda. sorgente Luca, no, non credo, Salvatore. Non ho capito, scusa. C'è Luca che chiede se può avere il file sorgente dell'EA. No, no, Programmatori bisognerebbe. sono molto gelosi sui loro file sorgenti, quindi credo di no, Luca. E poi il resto, ci sono altre comunque domande sul Magic Number. Claudio chiede se si possono lavorare lo stesso strumento su due. Allora, si possono avere due o più sessioni sullo stesso strumento finanziario? Sì, assolutamente sì. Cambiando Quindi si può lavorare sul 5 minuti e sul 15 minuti, quindi si può il time creare. frame, che stiamo parlando dello Cambiando il stesso time time. frame. Cambiando il time frame, sì. Ok, perfetto. Va bene, allora poi per altre domande comunque venite nella chat. La chat, questa qui ve la giro un'altra volta perché vedo che non tutti riuscite a trovarla. E quindi qui si studia, si fanno un po' i vari progetti. Allora, il prossimo è il 10 aprile, sempre alle 19. Chi si è iscritto non ha bisogno di riscriversi nuovamente. Vedremo proprio in dettaglio l'operatività con l'antigrido e i filtri che utilizzo io. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata. Buona serata a tutti.